Buongiorno a tutti, grazie per essere in ascolto. Sì, Giancarlo, concordo purtroppo con te e con il cuore che mi piange perché quella che appunto ha contraddistinto da sempre ogni civiltà, appunto la pietas, cioè il compartecipare al dolore altrui, oggi sembra essere svanito in nome di valori che tali non sono in realtà. La cultura dello scarto impone una visione della vita improntata appunto all'efficientismo, alla produttività e anche all'egoismo, all'autoaffermazione narcisistica che però sappiamo sfociano sempre in una deriva nichilistica e comunque anche autodistruttiva. Che cosa si può fare a partire dal piccolo, dalle nostre relazioni, secondo te? Allora, io l'ho sperimentato proprio di persona. Già io sono un caregiver, beh, chi mi ascolta forse lo sa, quindi ho un figlio, un ragazzo speciale, lo chiamo così a casa, un ragazzo autistico e quindi ho, se me lo permette, ho già messo in pratica, diciamo, questo, no? Insegnamento che è non solo evangelico ma anche laico, ma a prescindere da questo, ho visto nelle relazioni quotidiane come il darsi, offrirsi all'altro, anche con un gesto semplice, quella dà molto di più a chi lo fa di quanto non dia a chi lo riceve, perché è proprio una propensione dell'animo umano proiettarsi verso un tu, non soltanto nella coniugalità, ma anche nell'amicizia, in un gesto appunto di compassione, cioè patire insieme, compatiri, la radice è latina, in un gesto di aiuto appunto che poi alla fine vedremo. Tornerà sempre indietro a vantaggio nostro con gli interessi, come si dice. È tutta una filosofia che bisognerebbe riprendere andando ad attingere a quella che era non tanto la cristianità quanto la cultura greca, a mio parere, anche se io sono un credente. Senti, un'ultima battuta. Di fronte a notizie drammatiche, bambini che muoiono, situazioni, pesanti, profughi, Famiglie io soprattutto avverto si un crea senso questo di disagio che fenomeno però che è la io non trovo negli normalizzazione, occhi degli ma altri. anche i C'è soggetti qualcosa, non so, stessi, la cioè ci si religione, una abitua. filosofia che possa farci recuperare questa sensazione? È una domanda, la risposta è piuttosto difficile e semplice al tempo stesso, Giancarlo, perché è anche vero che le dimensioni di quelli che sono i fenomeni che accadono, sanguinosi e comunque luttuosi, funesti, sono tali, come diceva il filosofo Galimberti, che la nostra mente non riesce a recepire, e quindi a quel punto è come se lo scartasse proprio per impossibilità di recepimento, di ricezione di queste dimensioni così appunto allargate in maniera tale da non poter essere contenute nella nostra coscienza e nel nostro ragionamento. Se questa dovesse essere una scusa, dobbiamo partire dal nostro piccolo e offrire la nostra pietà soprattutto a chi ci è vicino, certamente non riuscendo da soli a arginare certi fenomeni o a guarire certe piaghe, ma facendo ciascuno del proprio meglio e quindi dando una mano al prossimo, penso che si potrebbe instaurare un nuovo umanesimo, un nuovo modo di vedere le cose e il mondo che pian piano allargandosi, non dico sanerebbe ogni ferita, però certamente porterebbe a un cambiamento di rotta e soprattutto di mentalità.